Qui cari amici per una nuova ricetta. Oggi facciamo un contorno speciale per noi romani, li adoriamo, i carciofi fatti in mille modi. Oggi ve li propongo alla romana nel tegame. Io ne ho già puliti 5 per avvantaggiarmi, però vi faccio vedere come pulisco generalmente il carciofo, così uno dà un'idea, insomma. Togliamo il gambo, ma questo non va buttato naturalmente, eh. Si spella in questo modo, così, di modo che si toglie tutta la parte dura. Ora, se li volete preparare in anticipo, dovrete metterli a mollo in acqua e limone e un goccino d'aceto. Poi il carciofo va sfogliato in questo modo, così, semplicemente. Non è difficile capare il carciofo. Poi si può anche fare a spicchi, lasciarlo intero, come uno lo preferisce. Io lo lascio intero, mi piace di più. Però anche a spicchi, magari poi ci si mettono all'ultimo quattro patate e si fanno carciofi con le patate. Poi si toglie questa parte coriacea, che questa è proprio dura, così, e si taglia le punte delle foglie. Ora vediamo se dentro c'è il peletto. No, bellissimo, vedete? Ok, adesso togliamo un po' di disordine. Praticamente per 5-6 carciofi occorre dell'olio, sale, l'aglio, un po' d'acqua e tanta mentuccia. L'altra volta quando l'ho fatti al forno la mentuccia ce n'avevo poco perché era inverno. Adesso guardate che spettacolo che ho preso nel mio orto, appena raccolta. Adesso mettiamo nel tegame i carciofi in questo modo, così. Devono stare stretti, mi raccomando, eh? Perché poi un po' si ammorbidiscono naturalmente. E intorno ci mettiamo i gambetti, che sono buonissimi, possiamo anche ritagliarli così, così li infiliamo negli spazi vuoti. Ok, mettiamo un pizzico di sale al centro del carciofo e un bel ciuffettino di mentuccia a ogni carciofo, spezzettata così grossolanamente con le mani. Non è che dovete chissà. A me piace tanto, ce ne metto tanta. Se a voi piace un po' poco, mettetene di meno. Ecco qua, così. E un pochino, io abbondo, mi piace. Poi mettiamo un goccino di olio aromatizzato all'aglio, che ci sta sempre bene. Se volete mettere quell'intero fresco, potete mettere anche quello. Ah, mi sono dimenticata il carciofo che ho cavato all'ultimo. L'ho visto adesso. Ecco. Ok, un bel giro d'olio, perché i carciofi vanno cotti frottando olio, perché poi ci azzuppiamo pane. E adesso aggiungo un po' d'acqua e li metto a cuocere. Eccoci qua. Adesso i carciofi sono cotti. Guardate quanto bello l'olietto. Adesso un po' di olietto sul pane, un altro gambuccio. E adesso so, i carciofi alla romana sono pronti e noi se l'andiamo a mangiare. Ciao, alla prossima ricetta!